grazia, però. Stare con tua sorella dovrebbe piacerti. E invece no. E poi Lilian è grande e io ho... 14 anni. Sì, ma sono piuttosto matura per la mia età. Infatti sei molto matura ed è proprio per questo che te l'affidiamo. Comunque non faremo tardi. Assicurati che tua sorella sia a letto per le 9 e comportati bene o la prossima volta sarà Lilian la babysitter, ok? Ciao. Allora, adesso che cosa facciamo? Io studio la moda invernale e tu te ne stai lì zitta e buona. Oh, quanto vorrei che tu sapessi parlare. Almeno avrei qualcuno con cui scambiare due chiacchiere. Ok, ora ne ho abbastanza. Fila a letto. Ma se sono soltanto le 8? Stasera comando io e dico che sono le 9. Lavati i denti e mettiti il pigiama. Ubbidisci! Ah, io ti detesto. E così ho finito il mio lavoro. Molla quel giornale, bambola. Dobbiamo fare due chiacchiere. Il tuo gatto sa parlare? No. È quel tipo sulla spalla di Matt che fa da ventriloquo. Senza offesa, però questa non è una cosa normale. Già, Mr. Eagles, non piace nemmeno a me. Pazienza, il tuo ratto sopravviverà lo stesso. Guarda che lui non è un ratto, è un ghiro. E comunque, oh cavoli, parlo con un gatto. No, non sono un semplice gatto, bensì un famiglio. Cioè il famiglio di Lilian. Spiegati meglio. Ma sì, certo, il famiglio è lo spirito magico di un animale che bada una strega e la protegge. Mia sorella sarà pure una peste, ma non è una strega. Non nel vero senso della parola. Eppure ha qualche potere, perché mi ha dato il dono della parola solo desiderandolo. Quella bambina ha un grande destino, altrimenti non sarebbe finita con me. Ma credo che i suoi poteri siano comparsi prima del previsto. Una potenzialità simile nelle mani di una bimba di 8 anni può essere molto pericolosa. Vi do un consiglio, tenetela all'oscuro finché non saprà gestirla. Si può sapere all'oscuro di che cosa esattamente? Io non ci ho capito ancora nulla. Forza, andiamo a cercare delle risposte. Non posso lasciare Lilian da sola, soprattutto in questo momento. Vai, rimango io con lei. Grazie, Matt. Ho sentito delle voci e... Ma dov'è mia sorella? Tornerà presto, è dovuta uscire un attimo per... Mi ha mollato per le sue amiche. Beh, sai che novità. Ehi, ti ha lasciato con me. E c'è anche Mr. Eagles. Ah, e c'è il tuo famiglio. Cioè Napoleone, il gatto che fa parte della famiglia. Da quello che mi avete detto, la sorella di Cornelia potrebbe essere un'immensa fonte di energia magica. Forse è il cuore stesso della Terra. No, non penso proprio. Questo spiegherebbe perché l'oracolo abbia scelto proprio te come guardiana. Ok, aspetta un attimo. È l'oracolo che ci ha scelte? Io credevo fosse stata Yan Lin. È un'ex guardiana e noi siamo le migliori amiche di sua nipote. Beh, ripensandoci non ha molto senso. Ero arrivata in città da poco e la conoscevo appena. Aileen fu scelta per garantire la continuità dello spirito, ma Cornelia è stata voluta come guardiana della terra, perché soltanto lei aveva il potere e il buon senso di guidare e proteggere la sorella, il cuore della terra. Io non ho il buon senso di guidare proprio nessuno. Adesso siamo tutte molto già, curiose. Già, perché hanno scelto noi? Dai, sputa il rospo. Simili verità verranno svelate solo a tempo debito. Per ora... concentratevi su quella bambina. Se Nerissa venisse a sapere che ha un potenziale così grande... Proverebbe ad assorbire il potere di Lilian nel suo sigillo magico. Ma un cuore non può essere preso con la forza, deve essere ceduto spontaneamente. Non dovete mai sottovalutare Nerissa. E non dimenticate che ha ingannato Ilion e Cadma e le ha indotte a cederle il loro potere. Oh no, nessuno può toccare mia sorella tranne la sottoscritta. Will, riportami subito a casa, adesso! Ok, ti racconto una favola. C'era una volta un bellissimo castello. Ci viveva una piccola principessa che aveva dei poteri magici e si chiamava... Lilian! Come lo sapevi? Scusate se vi interrompo. Posso parlarti un momento? Siamo in allarme, Nerissa. Le altre sono già al Silver Dragon per elaborare un piano. Vai, qui ci penso io. Va bene. Buonanotte, piccola. Ma come sarebbe? Mi stavi raccontando una bella favola. Uffa, Cornelia, perché sei così invadente? Ehi, è tutto ok. Vedrai, insieme ci divertiremo. Tu non vuoi stare con me. Io non ti piaccio. È davvero questo quello che pensi?
Ascolta, ok, cercherò di essere più brava, a cominciare da adesso. Vorrei che noi due fossimo più amiche. Non mi piace questa distanza che c'è tra di noi. Lilian, se saremo unite, staremo meglio tutte e due. Se sei d'accordo, potremo condividere ogni cosa. Oh, scusami, Cornelia, Mr. Eagles mi è scappato dalle mani. Ehi, ehi, vieni qui! No! Va bene, fantastico. Quei due sono impazziti. Vieni ad aiutarmi. Che cosa stai facendo? Non possiamo lasciare Lilian da sola, non adesso! Finalmente, non sapevo più che cosa fare. Quindi lei è... Già, mi ha avvertito Mr. Eagles. Non potevo lottare da solo e così ho temporeggiato. Brava, Nerissa, ma perfino un roditore riesce a vedere che sono decisamente meglio di te. Bene, allora sarebbe più opportuno che... Mi cambi. Wow, anche così sono più bella io. Gli abiti da guardiana non ti si addicono affatto. Quel tuo colorito prugna secca ti dona molto di più. Con gli insulti non riuscirai a proteggere tua sorella. Tornerò presto, mia cara. Non ho alcuna intenzione di mollare. Di cosa state parlando? Non sono affari tuoi, cosa fai ancora alzata? Torna subito a letto. Lo sapevo che era un trucco, lo sapevo. E io, sciocca, ci ho anche creduto. Non sarai mai una brava sorella. Oh, non fare così, principessa. Vieni, dobbiamo finire quella fiaba. E i miei complimenti. Una bella mossa. Ti do un consiglio spassionato. Devi riconquistare la sua fiducia. Adesso che Nerissa le ha messo gli occhi addosso, la sua vita può dipendere da questo. Ehi, Matt, adesso mi racconti quella fiaba. Stavo pensando che forse tua sorella sa raccontarle meglio. Veramente non so di quale fiaba parliate. Beh, ma avevo cominciato con c'era una volta una principessa di nome Lilian prima che una certa Cornelia ci interrompesse. Oh, tanto non lo farà. Cosa ne sai di cosa non farò? Se voglio raccontarti una favola, ti racconterò una favola, vediamo. Dunque, c'era anche una strega cattiva che si chiamava Nerissa e che voleva impossessarsi dei poteri magici della principessa Lilian. Ma per fortuna la principessa aveva vicino cinque fatine protettrici. Will, Irma, Tarani, Cornelia e Aileen. Ma che, tu non mi proteggeresti mai? E va bene, allora erano quattro. Così va meglio. Sai, potrebbe piacermi questa storia, come vorrei che fosse vera. Un giorno la principessa decise di convocare le quattro fatine per... Will, ero un attimo distratta. Per caso hai detto guardiane unitevi? Cosa avete da guardarmi? Io non ho detto né fatto niente. Stai dicendo che ci siamo trasformate spontaneamente? O che la casa di Cornelia è diventata un castello medievale spontaneamente? O che il mondo si è ingrandito spontaneamente? Sì, a tutte le domande. Nerissa poteva cambiare forma e prendere le sembianze di chiunque. Matt! Non voglio che Lilian mi veda. Prendi Napoleone. Ma Mr. Eagles, l'amico della principessa Lilian, sapeva quando c'era Nerissa. Già, certo, è vero. La buona notizia è che Nerissa non c'entra niente in questa storia. La cattiva è che è tutta opera di Lilian. Il castello e le fatine protettrici della fiaba che le avete raccontato le hanno risvegliato un desiderio. Così è lei che ha trasformato, insomma, il sogno in realtà. Ma come? Ha creato una zona a incanto intorno al palazzo. Da lontano non si nota niente di diverso. Che cos'hai, Brenda? Non hai detto una parola da quando siamo usciti. Scusa, ma mi sorprende che tu mi abbia portato a vedere uno spettacolo del genere. Credi mi siano piaciute quelle scene di pura violenza barbarica? Appena qualcuno entra nella zona, vede che c'è un castello, ma non si accorge della trasformazione. Sì, però, Lady Brenda, avete scelto voi lo spettacolo. Io volevo andare a... Risparmiate le parole, milord. È bastato desiderarlo perché facesse tutto questo. Capite quanto è potente?
Credo che Lilian sia davvero il cuore della Terra. E con le fatine protettrici che vegliavano su di lei, la principessa era tranquilla e poté addormentarsi. Oppure la fiaba era talmente barbosa che la fece addormentare. Non è successo niente, pensavo che almeno la strega Neri s'attaccasse. Ok, allora facciamo che attaccò. E non arrivò da sola. Infatti Nerissa comandava quattro streghe cattive.